Buonasera a tutti, sono Rosita Nervino, una vostra concittadina. Infatti sono di laurea di Sessa Ronca. Conosco abbastanza bene la nostra realtà in qualità di presidente dell'associazione Siamo Tutti Uno, che oramai da anni in collaborazione con un'altra associazione opera sul nostro territorio per quanto riguarda i progetti sulla prevenzione e la tutela della nostra salute. Proprio per questo siamo diventati un punto di riferimento per il nostro territorio, per molte persone. E proprio per questo, nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto innumerevoli chiamate e richieste di aiuto e di supporto da persone che purtroppo sono risultate positive al Covid. Ma oltre ad avere un malessere fisico, oltre ad avere una preoccupazione per quello che è il Covid in sé per sé, si sentono anche sole e abbandonate perché purtroppo non c'è chiarezza, perché purtroppo non sanno come affrontare la situazione. Molte volte chiamano i numeri che gli vengono consigliati, ma non hanno risposta, non sanno come agire, come reagire, come comportarsi e quindi da qui parte il panico, da qui si scaturisce l'ansia. Si sentono sole, non sanno realmente cosa fare e come comportarsi, quindi sta regnando la paura, la non conoscenza. Noi come associazioni, già a marzo tempestivamente abbiamo portato sul territorio delle risposte concrete, come la distribuzione di mascherine a persone che dovevano affrontare una visita, dovevano andare in ospedale, dovevano fare una chemioterapia, distribuzione di disinfettante, un supporto psicologico online gratuito. Ma allora la situazione era completamente diversa, perché avevamo sul territorio, nel nostro comune, a Sessa Ronca, un caso positivo sporadico, ad oggi non è più così. Adesso ognuno di noi è toccato personalmente, o perché ha un familiare, o perché ha un amico, o perché è vicino di casa. La situazione è veramente complicata. Per di più non sappiamo ciò che fare, non sappiamo cosa fare. Quindi sono qui questa sera per chiedervi di fare rete. Ci sto mettendo la faccia e vi sto invitando, è un invito a partecipare a una tavola rotonda. Lo sto facendo alle varie aggregazioni, alle altre associazioni, ai comitati, ai singoli cittadini, ai privati, a chiunque voglia dare una mano. Mettiamoci insieme perché tutti abbiamo bisogno di aiuto, nessuno è immune. Siamo tutti soli in questo momento e mai come adesso realmente siamo tutti uno. Siamo tutti nella stessa situazione. Di solito noi ci confrontiamo con quelle che sono le realtà amministrative, quelli che sono i comuni, il sindaco. Da noi ormai non è più possibile. Quindi mi trovo veramente in difficoltà, non so con chi confrontarmi, non so con chi andare a parlare, non so a chi presentare un progetto, non so a chi chiedere un'autorizzazione. È veramente complicato. Quindi chiedo soprattutto a chi si è preso la responsabilità in questo momento di sfiduciare il sindaco, di chi si è astenuto, a chi invece ha continuato ad appoggiarlo, di si presentarsi, di prendersi questa responsabilità, perché chi ci ha rappresentato in futuro, chi vuole rappresentarci, scusate, chi ci ha rappresentato in passato, scusatemi, ma sono molto arrabbiata, veramente sono molto delusa da quello che sta succedendo nel nostro territorio perché si vive uno stato di abbandono che è veramente allucinante. Io ancora non credo a quello che sta succedendo. Famiglie sole che non sanno nemmeno come andare a fare la spesa perché su 5 persone sono 4 positivi. Quindi io chiedo alle persone che ci hanno rappresentato in passato, alle persone che intendono rappresentarci in futuro, di dimostrarlo oggi di amare il nostro territorio, di dimostrare oggi di tenerci, di dimostrare che è la loro casa, come io penso che il mio territorio è la mia casa, è ora di dimostrarlo, perché poi penso che in futuro non serva più. Se non lo facciamo durante un'emergenza, se non ci aiutiamo l'un l'altro oggi, in una situazione del genere che io spero e mi auguro che non capiterà mai più e che ne usciamo bene tutti, quando lo facciamo? Quando lo faremo? Quindi vi chiedo di accogliere questo invito, non solo per chi sta vivendo il Covid direttamente, sulla propria pelle, sui propri familiari nella propria casa, perché ci sono tante persone che stanno bene, ma ci sono tante persone sul nostro territorio che stanno realmente male.
ma facciamolo anche per chi ha delle patologie particolari. Quindi mandiamoli a fare queste visite, mandiamoli a curarli. Quindi cerchiamo di mettere un po' il nostro egoismo da parte e uniamoci, perché insieme sicuramente riusciamo a fare di più. Quindi il mio è un invito, lo ripeto, spero che di ricevere, di avere molte presenze e di avere un dialogo costruttivo da poter subito, tempestivamente, pensare alle iniziative del nostro territorio, che possono essere minime, forse non servono, ma proviamoci. Anche se riusciamo ad alleviare in modo minimamente quella della situazione, va bene, una sanificazione del territorio. Ad esempio, la distribuzione vera di mascherine, la consegna dei beni di prima necessità a domicilio, i tamponi. Adesso, queste sono le armi che noi abbiamo, quindi usiamole. Vi ringrazio per avermi prestato la vostra attenzione e aspetto un vostro riscontro, ne sono sicura. E per il nostro territorio. Grazie.